L'Italia sembra essere un paese uguale al nostro, anzi, semplicemente più grande, più ricco, un po' più avanzato, ma sostanzialmente uguale ai nostri europei, anzi, no? Invece non è così. Se ci si vive, se ci si lavora, dopo un po' di tempo, anzi dopo parecchio tempo, perché la somiglianza superficiale è molto forte, si vede che ci sono delle differenze molto molto grandi. Le differenze sono molto più grandi di quelle che ci sono tra i paesi europei. E questo vale anche per l'Inghilterra. Apparentemente si parla la stessa lingua, si condivide gran parte della cultura, ma in realtà l'Inghilterra è molto più simile ai paesi del vecchio continente di quanto non lo sia l'America. Questa differenza viene fuori poi in tantissimi piccoli particolari che creano problemi nella comprensione tra noi e l'America, oppure creano problemi a chi vive lì. Ho voluto semplicemente metterli in luce. Ho voluto metterli in luce, per esempio, perché negli Stati Uniti le università e i musei e le istituzioni sono in gran parte finanziate dai privati e in Europa no. E non ha a che fare col fatto che noi siamo più cattivi, loro sono più buoni e così via. Ha a che fare con delle condizioni molto, molto più profonde. Queste condizioni sono radicate nell'origine del paese americano e in che cosa significa essere o diventare cittadini americani. Il libro è su questo.